Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video con i Tigers. Io sono il K2 e sono Matti Ten. E oggi siamo su Horizon Zero Dawn. Magari nei prossimi episodi di Horizon Zero Dawn potreste vedere un sole qua, ma non è un sole, è una lampada ovviamente, anche se sembra il Ciao, sole. Ciao bitches, a parte io sembro truccato, guarda. Nello scorso episodio di Horizon Zero Dawn siamo stati al tumulo e abbiamo, o meno, lui ha sconfitto lo sterminatore. Che stai facendo? Questa qua è la GoPro nuova. No, sono le vedette. I guardiani di Zelda. Comunque siamo qui per dobbiamo aspettare Silent. Finalmente ci incontreremo faccia a faccia. Quindi salvataggio rapido. Ah, dobbiamo aspettare. Vabbè. Che bello. Che bel posto. Con i capelli in mezzo al collo. Oh. C'è il collo. Ah, pensavo venisse. Non da parte tua a farti vedere. Pensavo venisse qui. Anche io in carne ed ossa. Non un fantasma. Già, dimmi la parte che non so. Già stanotte li ho sognati i fantasma. I fantasmi. Dovrai infiltrarti nella base principale dell'eclissi. Perfetto. Cosa? Siamo quasi alla fine. Esatto. Per tua fortuna ti ho portato fino alla strada alternativa. Attraverso quella scoccatura. Contro l'albero? Sì. Raggiunta la base, vedrai l'obiettivo. Un collo lungo fatiscente che è stato ampiamente modificato. Come modificato? Scale il collo lungo. Impiantato nel suo disco troverai una specie di modulo. Ok. Allora non le sbloccate. E la rete dei focus. Infatti, no, la possibilità non passi in realtà. Allora le frecce ce le nel braccio. Io non ho mai fatto parte di niente. Servo solo i miei interessi. Sempre. Bravo. Ma quella che c'è sul mento, una barba o sulle placche di metallo? Ha aiutato l'eclissi. Prima che percepissi la minaccia. Ah. È stato un errore. E faccio il possibile per rimediare. Capito. Guarda. Che genere di aiuto hai dato? Vorrebbe picchiarlo. Raggiungi la spaccatura, Aloy. Hai cose che importanti. Questo si tira uno schiaffo e lo schiaffo gli ritorna in faccia. Eh sì. Ok. Ah, mi sono fatto male tanto, però. Certo, lui. Ah, qui dentro. Da qui passiamo, ok. Certo. Forse era carino parte da parte tua farti vedere veramente, eh. Vabbè. Finalmente andremo nel quartiere generale dove si trova Ade, attenzione. È come me, è pigro, non ce l'ho. Bella stretta. Ah, proprio. Eva. C'è pure gente che ci accoglie, ma grazie. Retta, occhio rosso corrotta. Ma grazie, ma volete fare un barbecue? Allora, aspetta, abbiamo vedo occhio rosso. Sì, non urlare, stai calmo. Allora, vedetto occhio rosso corrotte e i longipedi. I longipedi sono paranoari, sono deboli al fulmine, mi ricordo. Hanno la cesta che se la colpisci col fulmine muoiono, esplodono, fanno l'esplosione del fulmine. Sei leggermente circondato da macchine. Oh, perfetto, guardalo, eh. Chi è stato? Chi cazzo? Non è morto. Aspetta, muori, va. Più o meno. Fa di tempo. Non sta morendo. Tutto il tempo che vuoi. Ok, e vuole, dai. Minchia che mira di merda. No, perché adesso si è bloccata la dita che può fare una capra lunghissima. Guarda, eh. Cioè vedi, vola praticamente. No, non mi sto girando. Guardate. Po' e ciao. Ah, gli ho staccato qualcosa. Ah, funzione. No, ma che chiamo il cavallo? Funzione. Sembrava mio padre, anche mio padre. Perfetto. Ah, salve. Venga, l'aspettiamo. Ah, sai che ho visto che potremmo sbloccare anche la lancia elettrica. Sono così felice. Ecco, la vedo appena colpisci in paralisi tutti, eh. Non dormivo, penso che non dormivo notti per pensare. Dici che la faccia con un touch funziona sulle macchine corrotte. Vediamo. Funziona. Sì, però è debole. Sì, però colpiscila almeno, cioè. Ah, qua c'ho gli cali, io me l'ho dimenticato. Non t'ha visto. Che pensi? No, non c'è. Non farti vedere. Beces, non farti vedere. Beces, t'ha visto. No, Beces. Non è mio. Chi m'ha visto? Chi m'ha visto?
Allora, adesso qua. Oh! Pigliala, pigliala. No, vai sulla roccia. Aspetta, aspetta. Olè. Venga, venga. Vengino, signori, vengino. Vengi, Fantozzi, vengi. Uno, due, tre. Gira 185, la madonna. Ok, si va avanti. Stanno sparando petardi, però non è possibile. Ma non è che magari è una... attenzione. Giraffa collo lungo. Attenzione. È un villaggio. No, lo volevo fare io. Stai ricevendo? Sarà ci vedo le gambe del collo lungo, ma... Niente collo lungo. Merda. Hanno rimosso il tasto di freddo, sai? Sì, le parolacce! Poi nel cartaccio a sinistra. Chiamo la polizia! Ma quanto è strano in un gioco, diciamo, alla... sull'esplosione. Tipo cavernicoli, senti uno dice merda! Vabbè, non è che sono proprio cavernicoli, cazzo. Risparmiati il sarcasmo e lo staccato. Non esageriamo, vedi col ponte oltre il crepaccio? Sì. Memorizza la posizione. Puoi calarti da un punto sul fianco. Sarà la tua via di fuga. Ok. E gli uomini dell'eclissi? Evitali o uccidili, hai la scelta. Le esplosioni copriranno i rumori. Trova il collo lungo e distruggi il modulo sulla cima. Vabbè, semplice. Ci siamo. Aspetta che arrivi. Fa bene con le gambe. Ciao bello! Sì, non mi senti. Va bene che... Quello non t'ha sentito. Va bene che ci sono i rumori, però... Non potrebbero essere così forti. Pia il pino con la vampa, con la vampa. No, scusa, io dovevo andare. T'ha visto? Viera qui. Scappa. Ma c'è la bamba. No, aspetta, c'è. Ah, ok, devo tipo esaminare. Qua non hanno l'allarme, eh? Ah, ma tu la cerimoniale, eh? Quella può... Allora, cos'è che sono sti botti? Che non lo so. Pia quello là, c'è il punto di domanda. Pia in testa, così. E non che botto. Proprio sul tasto dello spegnimento. Là vedo, ho visto un'armatura cerimoniale, tipo. Quello è un affresco. No, bello sto... Là. Sta gamba di questa persona. Possiamo prendere l'armatura? E quello cos'è? Tronco inclinato. Ah, quindi poi lo useremo tipo come scala. Vabbè, ammazzi tutta la gente prima, poi... Affresco, lì. È più grande degli altri. Affresco. Trova il collo lungo a noi. Ma ne è rimasto uno solo? C'è appunto, poi, mi sa che è il collo lungo che stava facendo. Ah no, guarda, c'è lui. Lari, ma io il collo lungo l'ho visto forse. Dove? Alza un attimo la visuale, girati. Girati. No, quelle sono le gambe. Ah. Quelle che hai visto tu erano le gambe, molto probabilmente. Ma, ok, ancora due. Certo, me, guarda, un consiglio. Se volete che nessuno venga a farmi i... Spara la freccia di fuoco. I diavoli vostri. In un po'. Se volete che nessuno venga a farmi i diavoli vostri, mettete più uomini. Ah, quello un po', è il capo. Vedi che ha il teschio. Sì, però anche lui è scemo, cioè, pure tu. Cazzo, è normale che arriva e ti spara la freccia di fuoco e ti ammazza. Ah, chi è? Chi è? È una macchina. Ah, ma ce n'è un altro. È una macchina, mi sa. No, è un tizio. Ti avevo in pugno. Mi avevi in pugno, esatto. Te l'hai detto. Ah, ma che questo c'ha la lampa dietro. Ah, culturista drogatore. Ah, sei drogato. Ti troverò, quindi, eh? È inevitabile. È inevitabile cosa che... Piglialo! Sta arrivando l'ora, sta arrivando! Aspetta, non ci caga, aspetta. Ciao bello! Ok, va finito. Cazzo, ma intelligenti, togliete lo zaino così non morite, no? Piuttosto lo tengo. Voglio... Questa armatura... C'è solo... Eris? Cioè, mi è piaciuta anche... Mi è piaciuto che te hai detto voglio e lei questa armatura. Questo è il suo rifugio. Non proprio. Sai chi era Eris? Quello che ha ammazzato la cosa. Cosa è un fanatico. Il suo unico lusso. Figliela, figliela. E non posso. Quindi lo conosci. Bravo, stai qui. Povero collare Lost. Itamen. Itamen, l'acquirà al tramonto. E che cazzo è Itamen? Itamen! Il capo del mondo. Ma che stai dicendo? Quanti audiovocali ci sono? Non ascoltare. E il mio signore, il tredicesimo re del mondo. Sto pregando, mio signore. Abbattuto da. Ma almeno sblocchiamo tutti. Per la prima volta. Basta poi, dai, tu non fai riparare. No, no. Ma voglio. Moglie? Quando il sonno si rifiuta di raggiungermi. E adesso la nostra notte. Hai una moglie? Ma come mi hai
ecco, non sono detto coniare. Ma perché avevo anche visto un affresco? Dopo che ti sei addormentata. Che ti frega degli affreschi? Ah, 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 dove sta giocando? Che ti frega degli affreschi? C'è per gli accalzi. Ogni mattina mi sveglio con lo stesso incubo. La stessa. What the fuck? Aloy è un... Ce l'hai fatta, ragazzi, sei più forte di me. È corrotte. È un fanatico. La cioè. Un fissato. Che torreggia all'orizzonte. Gli dà una determinazione. Sì, vai, basta. In tre parlano. Perché non cerchi quel collo lungo? Non sarebbe stato più semplice trascinare il collo lungo di qua? Perché tanta fatica? Andiamo avanti. A trovarlo e raggiungi la cima. Ah, devo ancora esaminarlo. E poi vattene più in fretta che puoi. Ah, è questo. Arrampicati. Che lavoro è? Farai, meglio sarà. Però non è... andiamo, le scale o questo. La rampa. Qui è tutto strano. Raggiungi quel modulo e distruggilo. Beh, è ovvio che qui sia tutto strano, eh. Beh, non che tu sia... C'è un domani lì che abbiamo vissuto chissà cosa. Non che lui sia... Vedi che allora il collo lungo tu no, solo la zampa. Invece no, il collo lungo. Questo collo lungo è come la GoPro, ancora in fase di sperimentazione. Bene, ora veloce. È sempre più vicino. Questo è Ade. È Ade, guarda! Non è il momento. Un demone di metà. Quella palla rossa! Il modulo, ora! Aloy, fa come ti dico, sarà la fine. Aloy, veloci, non vogliamo sempre combattere Ade. Te pareva? Che succede? Gabbia la scuola. Aia! Mamma dice sempre, ciao sgamati, ciao sgamati, ciao sgamati. Mamma dice sempre, mai mettere le mani in casa. È venuta qui. Ciao, bello! Guarda lì. L'entità ha sbagliato. L'entità ti pigli da calci nel gruppo di caso guardia. Non può distruggermi, non può raggiungermi. Stai calmo. Forse io no, ma questa sei! Volevi! Ha messo la lancia nel tuo modo. Stai calmo. Ok, ce l'ho. Buona fortuna per il marzo di episodio, prego! Vero amico che lo fai tu, sì. Dai, l'unico collo lungo per rimanere. No, ma forse dobbiamo fuggire, eh? Dobbiamo fuggire. Mission Impossible! Cioè, Tomb Raider, non ho visto. Cos'era quello orgasmo? Dice che dobbiamo fuggire. Ma stai invece di tornare. Oh, vorrai. Eh sì, vabbè! Dove? Dov'è che scappo? No, vabbè, ovviamente, sai... Però ci lancio il fuori dall'edificio. Sì, non fermarmi, ma se non so dove andare, dove vado? Cosa credi stia facendo? Scappa, tu scappa, non farti domande, scappa. Scappa dove? Scappa! Vabbè. Va bene. Via! Ancora uno sforzo. Ma se non siamo manco arrivati... Mette la base in allerta. Sì, vabbè. Guarda quello dentro! Siamo andati al ponte! Via! Via, 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 via! Ponte in vista! Quella è l'uscita! Guardate giù! Signori, è stato bello! Ciao! Ma la porta è... vabbè! Che bello orgasmo! Sì, ma quella corda è infinita, cioè... anche un'altezza di 40 milioni di metri... Aloy? 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 Yep, povero, allo. Ciao, Aloy. Cazzo. Madò. Bene, abbiamo fatto conoscenza con Ade. Simpatico, no? Abbastanza vivace. Simpatico, sì. Direi... Se simpatico intendi come un braccio nel culo, allora... Sì, è simpatico, decisamente, dai. Quindi? Fortuna che non l'abbiamo dovuto sconfiggere. No, fortuna che dovevamo uccidere tutti. Io ho visto uno sterminatore, gente a caso, ma sì, ma quelle solite cose, secondo me. Sconvolta, piccola. Ma qua la notte è infinita. Ciao! Vabbè, a lei rabbia. È stata dura, ma sei viva. Sapevi che Ade era lì e mi hai mandato lo stesso. Figlierino. Vado. Ho messo a rischio la tua vita, sì, ma era l'unico modo. Con la rete dei focus disattivata raggiungeremo l'obiettivo. L'accesso ai segreti di Zero Dawn. Ho smesso di confidarti i miei segreti. Bene. Significa che stai maturando. La fiducia è per gli stolti. Ciao.
muta e si sgretola come la sabbia. Una base debole per qualsiasi alleanza. Ma avere uno scopo comune getta fondamenta solide su cui costruire insieme una nuova scienza della comprensione. Ci servono risposte, Chloe. Stavo parlando con grazie fantasma. A te siamo sul punto di ottenerle. Va a tramonto. A tramonto. Parleremo lì. Bello. Mi sa che è un po' troppo lontano. Brutto. Figlio di... No, Chloe, almeno te non è... Fammi Chloe. Non ti abbassare i suoi livelli, che poi è peggio. Se potessi liberarmi del Bandire focus di Science, lo farei. Ma sappiamo entrambi che mi sa. Allora, sei pazza? E tramonto sia. E Zero Dawn. Allora, sei pazza? Cosa vuoi liberarti del focus? Ci serve! Ah, ho trofeo guadagnato, che bello. Avete delle crisi distrutta. Ovviamente ci devo far fare il giro del mondo. Ah, dai, torna ai 15. Va bene, ragazzi, qui l'episodio è finito. Mattia, ovviamente sarai tu a fare gli onori di casa. Andremo a scoprire certo, tutto. Certo, perché siamo a casa. Se trovi lo sterminatore, è tuo. Non avevo dubbi. Quindi, e niente, ci iscrivetevi, guardate questo video perché è bello. Iscrivetevi, condividete e... Niente. Ciao.